Ciao amici, come state? Come avete passato la prima settimana di autunno? Beh, Simona, per adesso bene, niente malanni. Bene. E voi amici, tenete botta o avete già preso i primi raffreddori e la febbre? Non so se ve l'ho detto, io sono cresciuta in montagna sulle Dolomiti, a Cortina, un posto bellissimo. E da ragazza facevo tutti gli sport invernali, come tutti lì. Mia mamma mi diceva sempre, copriti che prendi freddo. Adesso mi guarda e mi dice, ma quanto sei vestita? Perché ho imparato a vestirmi a strati e cerco di stare calda il più possibile. Comunque, quando ho studiato naturopatia, ho scoperto che dietro la saggezza popolare dei nostri vecchi che dicevano stai coperta, c'era un vero messaggio di salute, che oggi anche la scienza approva. Ma senti Simona, perché a me quando ho freddo viene la pelle d'oca e a Squaletto gli viene la pelle da merluzzo? La pelle d'oca è una reazione antica. Quando i nostri antenati erano ricoperti di peli, come una pelliccia, serviva a sollevare questi peli che diventavano più compatti e quindi isolavano. Ma oggi un sacco di domande. I popoli nordici sentono freddo come noi? Io non credo, perché sennò andrebbero in giro tutti come l'omino Michelin a salsiccia. Infatti, secondo la rivista Science, i popoli nordici resistono meglio al freddo grazie al loro DNA. Loro hanno ancora geni ereditati dall'uomo di Neanderthal e pare che questi rendano il metabolismo cellulare più efficiente. Beati loro! Ah, ma vengono solo i brividi! Tranquilla, questa settimana vediamo come affrontare il freddo autunnale. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco i video e gli argomenti che approfondiremo insieme questa settimana. Giovedì nel vlog voglio provare un video nuovo che mi avete chiesto, cioè un Get Ready With Me, come mi preparo io alla mattina per andare al lavoro. E lo facciamo insieme, così potete farlo con me. Se volete che faccia diversi video di routine e lifestyle, fatemelo sapere votando nel sondaggio che trovate nella scheda qui in alto che potete aprire cliccando sulla piccola i. Aprite e votate. Venerdì vediamo insieme quali sono i migliori 10 cibi brucia grassi contro i peggiori cibi ammassa grassi per rimanere in forma ogni giorno. Sabato Serena ci fa vedere come stare in forma anche in ufficio quando siamo seduti sulla sedia. Domenica invece vi farò vedere quali sono i migliori cibi antifreddo, quelli che potenziano il sistema immunitario. Per seguire in anteprima tutti i miei video basta iscriversi al canale, è facile, con un click. Così, e attivate la campanella delle notifiche, così sarete i primi a guardare i video. E adesso un grazie speciale a tutti gli amici che hanno partecipato al sondaggio di lunedì sulle parti del corpo dove volete perdere più centimetri. Se non avete votato, vi metto il link al video in descrizione qui sotto e nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto, che ormai conoscete tutti. Ringrazio e saluto in particolare Emilia, che mi ha scritto di aver perso 12 kg e mi ha chiesto di salutarla. Ciao Emilia! E poi Teresa, Anna, Veronica, Alessandra, Claudia, Denise, Adelchi, Silvana, Cristina, Flavia, Giacomo, Gino e tutte le amiche e gli amici che in questi mesi hanno perso chili e guadagnato salute seguendo i consigli dei miei video. Vi faccio i miei complimenti, bravissimi! Ora condividete i video sui social, facciamo grande questo canale insieme, scrivetemi nei commenti, come sempre, e non perdetevi i miei video per essere sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Vi aspetto presto, ciao! Finito! E non perdetemi!